Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Pensavo che Kamsky sapesse. Mi sbagliavo. Forse sapeva. Ma tu hai preferito non chiedere. Ho scelto di non partecipare al suo gioco malato. Non c'era motivo di uccidere quell'androide. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò, volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex mentore. A cosa vuoi arrivare? Cosa c'entra la CyberLife in questo? Che cosa vogliono? La CyberLife vuole risolvere la situazione e vendere androidi. Non sono un modello unico, vero? Quanti Connor ci sono? Da te mi aspetto delle risposte, Connor. Non mi aspetto delle domande. Tu solo puoi impedire una guerra civile. Trova i devianti, o sarà il caos. È la tua ultima chance, Connor. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so che... Hank, non capisci? Questa non è una delle tante indagini. È una cazzo di guerra civile. Non ci compete più. Parliamo di sicurezza nazionale. Che si fottano, non possiamo mollare adesso. Siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, Hank, deciditi. Pensavo ti avrebbe fatto contento. Stiamo per risolvere il caso. So che possiamo... Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta! Mi dispiace, ma è così. Torni alla omicidi. E l'androide torna alla CyberLife. Mi spiace, Hank. È finita. Non possiamo mollare così! Avremmo potuto risolvere questo caso! Dovrei tornare alla CyberLife. Non ho scelta. Sarò disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Se combattessimo persone che vogliono solo essere libere? Siamo dalla parte giusta. Ci hanno creato gli umani. Sono i nostri padroni. E nessuno dovrebbe ribellarsi al padrone. Quando non hai voluto uccidere l'androide da Kamsky, ti sei messo nei suoi panni. Hai mostrato empatia, che è un'emozione umana. Non so perché l'ho fatto. Non sono programmato per dire certe cose, ma ho apprezzato lavorare con lei. Ancora un po' di tempo e chissà, saremmo potuti essere amici. Guarda, guarda, arriva Perkins col pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Ascolta, Connor. Se non risolvo questo caso, la CyberLife mi distruggerà. 5 minuti. Non chiedo altro. La chiave del seminterrato è sulla scrivania.
Sbrigati, non posso distrarli per sempre. Perkins, brutto bastardo, su che cazzi! Fanculo! Lasciatemi! È uscito di testa. Parlo con te, stronzo! Dove vai? Qui non ci servono dei coglioni di plastica, o non te l'hanno detto? Sto registrando le prove in mio possesso, ma... non si preoccupi. Me ne sto andando. Di certo mi mancherà la nostra relazione. Figlio di puttana! Vai allora. E datti una mossa, cazzo. Coglione. Androidi del cazzo. Nessuno ha una password simile. Idea stupida. Non è abbastanza da Hank. Ovvio. Dov'è Jericho? La risposta è qui. Preso la bambina in ostaggio. Diario di Rupert. Ma è inutile. È cifrato. La verità è dentro. La verità è dentro. Che cosa sta cercando di dire? Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Marcus, dove ti nascondi? L'androide che ha ucciso il suo padrone.
Avevo paura. Per quello ti ho sparato. Non volevo distruggerti. Non volevo fare del male. Avresti ucciso quella bambina. Non mi hai dato scelta. Devo trovare Jericho. Sai dove si trova? No. No, non so niente di Jericho. Uno dei devianti che ha violato l'emittente TV con Marcus. Doveva sapere dove si nascondono i devianti. Ti ho riattivato per aiutarmi. Devo trovare Jericho. Io non credo di riconoscere la tua voce. Non sei uno di noi. Non ti dirò mai dove si trova Jericho. Ora lasciami stare. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Chi è? Chi sei? Va tutto bene. Tranquillo. Marcus? Sei tu? Ti cercavo, ma il cacciatore di devianti mi ha fermato. Gli hai impedito di trovarmi, mi hai salvato. Tu hai salvato Jericho. Andrà tutto bene. Ti riporto a casa ora. Dimmi dove si trova Jericho. Dobbiamo andare. Dove si trova Jericho? Sì, sì, ma certo. Ah!
Marcus? Sei tu, Marcus? Non lasciarmi, Marcus! Ho sognato questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto. Non lo faccia, Gavin. Io so come fermare i devianti. Sei fuori dal caso. E ora diventerà per sempre. Qui. Qualcuno qui ha ficcato il suo bel nasino. Oh, merda. Date l'allarme! Ora!